Quello che faremo questa sera è fare una bella manutenzione e pulizia alla nostra asciugatrice. Come prima cosa svuotiamo la vaschetta dell'acqua. Svuotata la vaschetta, adesso andiamo a togliere il filtro dove viene depositata tutta la lanetta. Adesso puliamo anche questo. In questa guarnizione si crea tutta della lanetta. Io il metodo che uso di solito per pulirla è un cotton fioc un po' bagnato. Adesso vi faccio vedere. Infilando il cotton fioc nella guarnizione si trascina via quasi tutto. Come vedete non ci sono più residui di lanetta e quindi il vano del portafiltro e la guarnizione ora sono puliti. Passiamo al carter inferiore. Ora andiamo ad aprire il carter inferiore dove è contenuta la ventola, un secondo filtro, che questo qua in realtà è il filtro del radiatore. È un filtro fatto a più strati, come si può vedere, da qua si vede meglio, ed è anch'esso pieno di lanetta. Ora puliamo questo e poi andiamo a pulire il radiatore. Allora, apriamo il filtro. Guardate quanta lanetta che c'è. Considerate che questa è una cosa che va fatta quotidianamente, che io faccio quotidianamente. Se ne forma veramente, veramente tanta. Laviamo anche tutto lo scatolotto del portafiltro, apriamo l'acqua, lo facciamo bello pulito. Ora puliamo anche tutta la sede qua dentro del radiatore. Il radiatore è bello pulito, si intravede tutto e non si vedono schifezze. Però puliamo tutta la sede. Ora la sede è tutta bella pulita, rimontiamo tutto. Rimontiamo il filtro. Rimontiamo. Ora la nostra asciugatrice è a posto per essere riutilizzata. Ricordatevi sempre di fare manutenzione.